Allora, con questa riflessione diamo un'occhiata un po' allo stile di Tito Livio. Alcune cosette, se mi avete seguito, sono simili. C'è qualche cosa di simile a Cicerone, a Sallustio, ma evidentemente non è che c'è un minimo comune denominatore, la lingua latina, le figure retoriche. Quindi perciò alcune cose noi le ripeteremo. Alcune sono figure retoriche che sono dei modi di porsi che sono importanti per un'analisi testuale, altri invece sono proprio degli scogli laddove se uno non conosce la regola potrebbe trovare delle difficoltà e anche abbastanza grosse. Ad esempio per la variatio, beh, dipende che variatio. La variatio in sé non è che possa creare dei problemi particolarmente importanti. Tuttavia, analizziamo anche questa possibilità. Sappiamo che cos'è la variatio. Se non sapete cosa sia la variatio, andate a cercare nelle mie figure retoriche e passiamo già subito al primo esempio. Id mirum quantum profuit, ad concordiam civitatis, ad iungendosque patribus brevis animos. Con un punto esclamativo. Quanto, quantum, giovò questa cosa mirabile alla concordia della cittadinanza e a rinsaldare gli animi della plebe a quelli dei patrizi, punto esclamativo. Voi vedete che profuit, che è il verbo della proposizione principale reggente, regge allo stesso tempo un sostantivo e una proposizione finale. Io qui, vedete, ho distinto i colori. Qui proposizione principale e qui ho messo rosso. Ma attenzione, ad concordiam civitatis fa parte della proposizione principale. E ad iungendos patribus brevis animos, dove abbiamo una proposizione finale, ossia profuit regge allo stesso tempo, sebbene uno sia un complemento di fine, l'altro sia una proposizione finale, tutte e due quindi hanno la caratteristica di individuare un fine. Regge allo stesso tempo un sostantivo e un predicato verbale. Perciò abbiamo una variatio. Secondo esempio. A militibus ignaris, omissam esse pugnam et quid imperator velle, di impetus est factus. Fu fatto est factus un assalto dai soldati ignari. Proposizione principale. Ignari non conoscevano che cosa? Ignari che la battaglia era stata perduta. E ignari che cosa volesse fare il comandante. Vedete che a questo ignari mi regge allo stesso tempo un'infinitiva e un'interrogativa o dubitativa. Perciò abbiamo di nuovo una variazione. La variatio è una formula che si può benissimo adottare, ma a me non è mai piaciuta, specialmente quando correggevo i temi dei miei alunni. Se un aggettivo, se un predicato verbale ha una reggenza, secondo me si dovrebbe, proprio per rispettare un certo equilibrio e una certa armonia, portare avanti questa reggenza fino in fondo. Perciò, per me, ignaris o regge tutte, dovrebbe reggere tutte infinitive o dovrebbe reggere tutte interrogative indirette. Là dove non avviene una cosa di questo genere, parliamo di variatio, che non è un errore. Singolare collettivo. Il singolare collettivo, io cerco sempre di pormi nei panni di quando, pur avendo frequentato 3 anni di latino con 3-4 ore la settimana nelle tre medie inferiori,
io cominciai a dover affrontare dei brani piuttosto complessi in prima e seconda liceo. Ebbene, allora, se io mi fossi trovato di fronte a un Romanus, io pensavo che Romanus potesse essere un uomo, un romano, un tizio Caio Sempronio, no? Per lo più non è così in Livio. Romanus è un singolare collettivo, vuol dire i romani. Ad aurigem inde urbem poeni recessere et ut territis instaret secutus est Romanus. Inde, di lì, i cartaginesi recesserunt, qui c'è un apocope, si ritirarono ad urbem auringem, nella città di Orongi. E i romani, secutus mi raccomando un deponente, li seguirono, li inseguirono per incalzarli mentre erano spaventati. Vedete che ho tradotto i romani. Esempio 2. Terra mariquae victor romanus cum magna omnis generis predari liveum petit. Anche qui non è il romano, ma i romani vincitori. I romani. Poi vedete che se romanus è singolare, al singolare ci va anche l'attributo e ci va anche il predicato verbale, victor e petit, che io in italiano devo portarli al plurale. Che io in italiano devo portare al plurale. Quindi, i romani vincitori, per terra e per mare, petit, si dirigono verso l'Ilibeo, cum magna preda omnis generis, con grande bottino di ogni genere. Esempio 3. Consules. Satis, io cerco di andare un po' velocemente perché sennò queste registrazioni sono molto lunghe. D'altra parte, se non capite qualche cosa, basta risentire. No? Consules satis exploratis itineribus, sequentes poenum, ut ventum at cannas est, et in conspecto poenum abebant, vina castra communiunt. Consules, i consuli. Questo è un ablativo assoluto, esplorati sufficientemente i percorsi seguendo il cartaginese. Qui non è il cartaginese, ma poi non di nuovo il singolare collettivo seguendo i cartaginesi. Ut ventum est, come arrivarono a Canne, qui c'è già un anticipo di una regola successiva. Questa terza singolare, passiva, impersonale, non va bene in italiano, almeno non sta bene tradurla all'impersonale. In italiano noi la traduciamo, visto che il soggetto è consules, no? Come arrivarono, non è come vento. Però, per carità, se si traducesse come si arrivò, non è errore, no? Però ricordiamoci che il soggetto di questo ventum est sono i consuli con le loro truppe. Come arrivarono a Canne, abebant in conspectu penum, e avevano in vista chi? I cartaginesi, di nuovo al plurale, non il cartaginese, qui sarebbe un errore, se ventum est io posso tradurlo, si venne, si arrivò, ma poenum qui devo tradurlo i cartaginesi, communiunt, preparano due accampamenti. Un'altra difficoltà che potrebbe essere molto frequente in Livio è l'infinito storico. Attenzione che noi conosciamo l'infinito delle infinitive, ma l'infinito delle infinitive innanzitutto si trova sempre in una subordinata e poi ha sempre il soggetto, gli attributi del soggetto, le posizioni del soggetto, il verbo se declinato, le eventuali parti nominali in accusativo. L'infinito storico, che è sempre il verbo della principale o della coordinata alla principale, ha i soggetti al nominativo. E quindi in questo modo distinguiamo l'infinito storico dall'infinito di un'infinitiva. Relucentem flammam, primo vigiles cartaginiensium de index citati ali nocturno tumultu, cum conspexissent,
Abeodem, errore, credere, e tipsi sua sponte, incendio mortum es. Allora, le sentinelle un primo momento dei cartaginesi, e poi gli altri, destati dal rumore, dal tumulto notturno, cuncum spensisset, avendo visto flammam rucentem il bagliore delle fiamme, credere. L'infinito storico si traduce per lo più con l'imperfetto indicativo. Credevano, dallo stesso errore, quindi indotti nello stesso errore, credevano anche loro stessi che l'incendio fosse scoppiato così spontaneamente, fosse nato da sé. Vedete? Credere. D'altra parte voi mi capite. Qui è un infinito, ortum esse. Là abbiamo un cum il congiuntivo, cum cospessisset. E dov'è il verbo della proposizione principale? Non c'è, è credere, ed è un infinito storico. Esempio 2. Ita geniti et ite ducati, cum primum ad olevitetas, nec in stabulis, nec ad pecora segnes, venando per agrare saltus. Geniti ita et educati ita. Così generati, così allevati, qui un participio passato, no? Cum primum ad olevitetas, cum primum vuol dire non appena l'età crebbe, dunque, segnes, fiacchi, nelle stalle e presso le greggi, quindi non si occupavano né di stalle né di greggi, per agrare saltus, percorrevano i boschi, cacciando, venando. Vedete, anche qui per agrare, altrimenti non abbiamo il predicato verbale. Qui abbiamo due participi passati, qui c'è cum ad olevit, che è una temporale, cum più l'indicativo. Perciò noi abbiamo per agrare, però voi capite che ci sono dei nominativi, essi sottinteso, beh, questa è una frase estrapolata, no? Abbiamo un nominativo che viene già individuato da questo geniti et ita educati, con due nominativi plurali, è evidente che questo per agrare non può essere l'infinito di un'infinitiva. Diamo l'esempio 3. Inc, qui c'è una serie di infiniti, quindi abbiamo non soltanto la proposizione principale, ma prima, seconda, terza coordinata alla principale. Inc robore corporibus erimisque sunto, chiam non fera stantum sussistere, sed in latone spreda onustus impetus facile, pastoribusque rapta dividere et cumis, crescente in dies grege juvenum, seria acioco celebrare. Qui stiamo parlando di Romolo e Remo, se non vado errato, perciò qui abbiamo innanzitutto un participio passato, sunto rover, maturata una robustezza di qui in questo tempo nei corpi e negli animi, sono due complementi di imitazione, e ecco, perché poi ci rimane soltanto crescente in dies, cregia, juvenum. Qui c'è un altro ablativo assoluto, mentre qui c'è un ablativo al participio passato, qui abbiamo un ablativo al participio presente. Tutto il resto, principale, coordinata alla principale. Quindi non, ormai non affrontavano solamente le fiere, ma facere impetus, assalivano o facevano impeto contro i briganti carichi di bottino. E dividevano con i pastori rapta, sempre il bottino, e celebravano con questi, che cosa? Beh, seria ac iocos, cose serie e piacevoli, e poi c'era l'ablativo crescendo di giorno in giorno il numero dei giovani. Vedete che questo sussistere, facere, dividere, celebrare, l'abbiamo tradotto come affrontavano, assalivano, dividevano, spartivano.
Poi l'impersonale passivo, di cui abbiamo già detto, se vi ricordate, qualcosa prima. Vedete? Quando vi avevo parlato del ut ventum est ad Cannes, quando si arrivò a Cannes, quando arrivarono a Cannes, spesso è presente. La cosa più difficile è quando l'impersonale ha anche una specie di complemento d'agente. Ut ventum est a militibus, quando si venne dai soldati. Noi in italiano traduciamo quando i soldati erano venuti. In ogni modo, vediamolo un momentino, questo impersonale passivo, ad Burgusios prima venerunt, a quibus beni accepti sunt, ad Volcianus de inter ventum est. Primo, in un primo momento, venerunt, si recarono dai Burgusi, dai quali accepti sunt, furono accolti benignamente. Deinde, poi, ventum est, io lo traduco, andarono ad Volcianus, presso i Volciani. Perché direi, non sta molto bene in italiano, poi si venne, poi si andò, poi andarono. Questo, quindi il personale passivo traduciamolo con un verbo alla terza persona plurale, concordandolo col soggetto espresso sottinteso. Un altro esempio, et in liguribus agro statellati, pugnatum, con un est addirittura, attenzione, che queste forme impersonali, oltretutto, ma lo vedremo, vedremo la cosa in seguito, questo essere sottointeso, che si complica nel momento in cui viene collegato ad un impersonale. Cioè io mi trovo, et in liguribus in agro statellati, pugnatum, ad opitum caristum. Qui abbiamo un impersonale, passivo, terza, singolare, con un est oltretutto sottinteso. E pugnatum est, combatterono in liguribus, tra i liguri, in agro statellati, nella pianura degli stazielli, ad opitum caristum, presso la città di Caristo. Poi abbiamo ciò che abbiamo considerato anche presso Cicerone, parallelismi, antitesi, anafora, anaforismi. Ce ne sono tanti, questa non è una difficoltà di traduzione, è chiaramente una valutazione di questo stile. E ora un verbo postcum in senato audita sunt, per aliquot dies, e a consultatio tenuit. Timeman ne non reddita, belli causa. Reddita, belli materia ed umentum essent. Vedete, qui c'è reddita, non reddita, reddita, parallelismo, antitesi. No? Vediamo il significato. Per alcuni giorni, guardate, io questo non sto a distinguere principale, passo subito alla, anche perché quasi tutte queste frasi sono contenute nelle versioni che ho tradotto. Quindi, per alcuni giorni, quella consultazione si occupò, verbe orum, delle parole, tenne, no? Valutò le parole di quelli, dopo che furono udite in Senato. Se sottinteso un timeva, temevano che dunque, temevano, né non reddita belli causa, reddita belli materia, che i beni, si stava parlando dei beni dei Tarquini, che i beni non restituiti, non reddita, fossero causa di guerra. Reddita restituiti fossero motivo e aiuto alla guerra. Vedete qui, parallelismo in antitesi, reddita, non reddita. Ma non penso che queste siano le difficoltà. Qui semmai la difficoltà sta nel fatto che c'è un timema sottointeso, no? C'è bona sottointeso, eccetera. Esempio 2. Quom elior in dies fortuna republica est, quom agis imperium crescit, eo plus horreo. Vedete, anche in anafora, quo, melior, quo, magis,
che si vede ancora di più in italiano. Quanto più, quanto più. Quanto più la fortuna dello Stato è migliora, quanto più l'impero cresce, tanto più i non li disco. Vedete? Parallelismo, anafora. Una cosa invece che può creare delle grosse difficoltà, specialmente in certe situazioni, è questo verbo spesso sottointeso. E qui bisogna fare molta attenzione. Vediamo, ne ho fatti addirittura tre di esempi, vista la complessità, che insomma, se qui mi stanno seguendo laureati, laureandi, che ne so, persone che hanno fatto anni e anni di latino, dicono, ma non è una difficoltà. Però io mi trovo ad avere a che fare con laureandi all'università che vogliono fare latino e che nelle scuole superiori questo latino non l'hanno pressoché toccato, e quindi anche se hanno questi giovani 18, 20, 21, 22 anni, questi sono degli scogli e non indifferenti. Tarquinio clause porte et exilium indictum, liberatore murvis leta castra accepere exactique in deliveri regis. Allora, qui abbiamo un sud sottinteso. Le porte furono chiuse a Tarquinio. Et exilium, ed esilio indictum est, fu decretato, anche perché altrimenti abbiamo tutti i participi. Non abbiamo un predicato verbale di forma esplicita che ci possa reggere una principale o una coordinata alla principale. La cosa non sta in piedi. Allora, dunque, castra è una metonimia, gli accampamenti a Cepere accolsero lieti, entusiasti, i liberatori della città, chiaramente non sono gli accampamenti, non è, qui si valuta il contenitore al posto del contenuto, quindi castra, diciamo i soldati, no? Accolsero, ma poi va avanti, et exati in delibere regis, e inde, di lì, exacti sunt, furono cacciati i figli del re. Vedete, di nuovo un sunt sottinteso, quindi tu ce ne sono tre. Esempio 2. Regnatum est, Rome, ab comdita urbe, ad liberata annos ducentus quadraginta quattuor. Qui di nuovo abbiamo soltanto un regnatum. E dov'è il verbo principale? È l'est sottinteso, quindi regno a sabbiadumare con una forma passiva terza persona singolare. A Roma, genitivo locativo, si regnò. Dalla fondazione ab condita urbe, dalla città fondata alla a deliberata, ma alla città liberata, io ho scritto, ho tradotto più liberamente, dalla fondazione della città alla libertà, complemento di tempo continuato, senza per 244 anni. Ancora esempio 3, molto frequente questo, ma poi Tacito, non parliamone, Tacito quando abbiamo l'infinito futuro attivo, urum esse, quando abbiamo l'infinito passato passivo, esse, l'esse per lo più non c'è mai. Però abbiamo già un assaggio con Tito Livio. Postquam literas datas esse sensit, rem ad consules detulit. Postquam sensit, dopo che seppe, che cosa? Infinitiva. Che la lettera era stata data, era stata consegnata. Vedete che c'è un esse sottinteso? Se no non ho l'infinitiva. E poi riferì detulit la cosa ai consuli. Qui io ho fatto degli esempi alla maniera di Cicerone, perché Tito Livio, anche lui, ha questo ampio periodare ciceroniano, spesso e volentieri, che ci dice, ci rivela la concinitas, ci rivela
simmetria, l'ordine, spesso ricercato, anche se non è proprio sempre così. Ibi, omnium primum ius iurando populi recitat, nemine regnare possumus esse. Vedete, tra l'altro, no? Questi esse tutti sottintesi, per rivedere la regola precedente. Ne che esse Rome, unde pericum libertati fore. E poi attenzione, io ho aggiunto anche, non soltanto l'ampio periodare ciceroniano, ma questo periodare ciceroniano, molto complesso, con sottointeso dicere. Per cui, se non si pone in questo caso dicebat, io mi trovo con una serie di infinitive che non hanno la reggenza. Vedete, in verde ci sono tutte le infinitive. Dicebat, itsum obituendum esse, neque ullam rem contemnem danesse, in vitum se dice Romini causa, negi tu non fuisse, non credere, regium genus, regium nomen, non solum in civitate selezio imperio esse. Vedete? Poi, evidentemente, l'infinitiva può reggere, come in questo caso, una relativa, una condizionale, un'altra infinitiva. Non sto qui a tradurla. Voi la vedete, la traduzione, valutate voi. Esempio 2. Stessa cosa, consulis inim alterius, si sta parlando di Lucio Tarquinio con latino, nomen in viso civitate fuit. Di nuovo diceva. O forse sarebbe meglio, perché era l'altro consule, metterlo al singolare, dicebat. E qui in azzurro tutte le infinitive. Nemium Tarquinius ad suesse, initium abrisco factum esse, regnasse, che sta per regnavisse, deinum servium tullium. Oblitum, vedete che manca l'esse, oblitum esse regni. Supernum Tarquinium venum ereditate gentis scelere cavi eura petisse. Penes con latinum imperium esse, ne scire Tarquinius privatus vivere, non placere nome, periculosum libertati esse, vedete? Questo periodare dove ogni tanto poi si inseriscono anche delle subordinate. Per la traduzione vi rimando alla versione che abbiamo appena corretto. E poi il nesso relativo. Guardate che il nesso relativo sostanzialmente vale per tutti gli autori, ma attenzione che anche il nesso relativo può essere un problema. Quindi in questo caso, quae libertas ut lecio res, proximo legis superbia sic fecerat. Dunque, era superbia, proximi regis dell'ultimo re, fecerat sic, aveva fatto sì che come? Sì che, ut. Ec libertas, questa libertà, esse lecio fosse più gradita. Questo non è un relativo, questo è un nesso relativo. Vedete che assieme a libertas. Quindi c'è poco da fare, è un'interrogativa, ve l'ho già detto tante volte, con qui quel quoto aggettivo interrogativo, oppure è aliquis, che perde ali, però qui non c'è motivo che perda ali, non c'è neanche un punto interrogativo, niente, vabbè, potrebbe essere una subordinata interrogativa. Non ci può anche neanche essere un'anticipazione. Questa è una formula attraverso cui gli scrittori latini si collegano con la proposizione precedente, in qualche modo la legano, e quindi al posto di que abbiamo et hec. Stessa cosa vale l'altra proposizione che prendiamo in esame. Qui simul in potestate vestra erunt ex templo omnia indicionem tradent. Et ei. E. Simul, appena, quelli saranno in vostro potere, ex tempore subito, tradem consegneranno omnia tutte le cose in dicionem in resa. Anche qui attenzione, perché voi capite che se quel qui lo
lo faccio diventare proposizione relativa, io non ho la principale. Si va avanti anche per l'esclusione, no? Avremo qui una proposizione relativa, una proposizione temporale, mi manca una proposizione principale. Quindi è evidente che quel qui non può essere un relativo. Poi un grande uso di forme implicite. Tacito poi sforerà a questo proposito. Con formule implicite, in modo particolare, ricordiamo quelle participiali, quindi participio presente e participio passato, in modo particolare. Poi abbiamo anche il participio futuro, poi abbiamo anche il supino. Però ricordiamoci la funzione dei participi. Duo patrem secuti sunt, qui, exulatum, cere, in etrusco, sierunt. Secuti sunt, seguirono il padre, i due, che partirono verso cere presso gli etruschi per andare in esilio. Vedete, una finale espressa da un supino. E invece, in modo più frequente, vediamo dei participi presenti, che dovrebbero fare, io a volte i colori, sì, va bene, cerco di utilizzarli, però sedenti al focum, dovrebbe essere una subordinata a sé stante. Cum eiat focum sedenti magnum aurum pontus amnites attulissent, repudiati sunt. I Sanniti, avendo portato a chi? Sedenti, a lui che sedeva presso il fuoco. Vedete che sostanzialmente è una relativa. Magnum pondus aurum, una grande quantità di oro, repudiati sunt, furono cacciati. Uso quindi del participio presente. Andiamo avanti. Io qui ho fatto alcune frasi in più perché è importante l'uso del participio con livio. In Angles vivevant un senatores, sicui devaranti Lucio Quinzio Cincinnato, nunziatum est, e un dictatore factum est. I senatori vivevano allora nei campi, dovrebbero fare anche i nostri senatori e i nostri deputati questa vita, no? Coltivare un po' i campi, così arriverebbero anche un po' di calli sulle loro mani. Usare le mani non solo per prendere le mazzette e gli stipendi immeritati, ma per guidare l'aratro. Sicquidem, se in vero, a Lucio Quinzio Cincinnato, mentre arava, vedete, che arava, nunziatum est, fu annunziato, e un dittatore factum est, che era stato fatto dittatore. Aranti, mentre arava, che arava. Qui poi non parliamone, ce ne sono tanti, tanti participi. Vediamolo con maggiore attenzione. Fama est, Annibalem, annorum ferme novem, pueriliter l'ambientem patria milcare, ut duceretur in Spagna, cum perfecto Africo bello, exercito eo traiecturus sacrificaret, altaribus ad motum, tactis sacris, iure jurandum ad actum esse, se cum primum posset ostent fore popolo romano. Guardate quanti participi. Blandientem, perfecto, traiecturus, ad motum, tactis. Fama est, si sa che Annibali, ferme approssimativamente all'età di 9 anni, blandientem, mentre accarezzava da fanciullo chi, blandiente al regge dativo, il padre Amircare, affinché lo conducesse in Spagna, perfetto Africobello, terminata la guerra africana, cum sacrificaret, questo è il padre, no? Mentre il padre sacrificava, sacrificando il padre, traiecturus eo exercitum, questo è un participio futuro, con l'intenzione di portare là l'esercito, vedete un participio futuro, ad motum, si rifà sempre ad Annibale, condotto presso gli altari, tactis sacris, di nuovo participio passato in ablativo assoluto, toccati gli oggetti sacri,
adactum est iure jurandum, e una formula, fu costretto a giurare. Che cosa? Che lui sarebbe diventato nemico del popolo romano, il prima possibile. Quindi vedete che abbiamo diversi participi, blandientem accarezzando, con l'intenzione di portare traiecturus, condotto ad motum, toccati tactis, e poi anche, non l'ho segnato qui sotto, perfetto, terminata, portata a termine la guerra africana. Quindi un lungo numero di participi che devono essere valutati attentamente, quindi abbiamo anche molteplici ablativi assoluti. Et con valore di anche questo, potrebbe essere uno scoglio, uno si trova di fronte l'et e non riesce a capire che ci sta a fare l'et, a parte il fatto che oggi i nostri ragazzi, anche quei pochi che fanno latino, sono abituati così a tradurre, però ai miei tempi, quando si insisteva innanzitutto di passare attraverso una scuola, una traduzione letterale, perché altrimenti si è costretti ad imparare tutto a memoria e non si capisce niente, a volte ci si trovava di fronte a questo et. Ma che ci sta a fare questo et? L'et con valore di anche. Vediamo un po'. Utcunque erit. Iuvavit tamen rerum gestarum memoria principus terranum popoli provieriri parte et me ipsum consuluis. Qui abbiamo un et, che è questo, che vale per anche. Utcunque eri, comunque sarà. Iuvavit, gioverà. Potrebbe essere iuvavit me, gioverà a me. Io preferisco fare una infinitiva. Gioverà, sarà opportuno. Che io, in persona, ipsum, me ipsum, pro viri riparti, secondo le mie possibilità, e io però ho dimenticato l'anche adesso, vedete che lette è vicino a ipsum, che anche io in persona, se no questo et come lo traduco? Capite che non lo posso tradurre con ei? E poi consuisse, abbia provveduto a che cosa? Al ricordo, rerum gestarum, delle imprese del popolo, principis terrarum, principe di tutte le terre. Let, mi raccomando. Res et pretere et immensi operis, ne ho preso solo un pezzo, res l'opera è inoltre anche di una estensione immensa. Vedete questo et? Devo tradurlo con anche. Presente storico, che non è l'infinito storico, e di cui ho parlato tante volte. Vedete, Tito Livio ci racconta la storia, e per lo più è una storia passata, è una storia che si presenta col passato remoto, con l'imperfetto, è una storia lontana. A volte però, per rendere più vivo il discorso, passa al presente. In italiano questo non lo possiamo fare. Allora, se vogliamo, traduciamo pure letteralmente al presente, ma poi bisogna rivedere, perché la regola in italiano ci dice che o adottiamo sempre il presente storico o i presenti storici si devono trasformare in passati remoti. Sed nec di necomines aut ipsam aut stirpe, ma crudelitate regia vindicat. Sacerdos vinta in custodiam dato, pueros in profluente manco amiti iubet. Ma né gli dèi né gli uomini vindicant, sottraggono o la stessa o la sua stirpe dalla crudeltà regia. Parliamo della mamma di Romolo e Remo. Quindi, legata la sacerdotessa è data in custodia. Iuvet comanda, il re comanda che i bambini siano posti sull'acqua che scorre. Vedete, datur iuvet,
indicant. Io qui ho tenuto il presente perché ho iniziato col presente e ho, posso benissimo farlo, usare anche il presente storico in italiano, ma inserito in un racconto che è inquadrato al passato remoto, io devo mettere ma negli dei negli uomini sottrassero lei o la stirpe alla comunità della legge, la sacerdotessa legata fu gettata in prigione e il re ordinò che i bambini fossero messi nell'acqua corrente. Quindi o tutto o niente. Un'altra cosa presente in Livio. Tum tum, tum cum, cum cum. Vuol dire sia, sia. Non solo, ma anche. Attenzione di non cadere nell'errore. Bisogna collegarli. Sono sostanzialmente delle congiunzioni coordinanti, correlative. Tum res ad comune mutilitatem cons publica sapellamus, tum conventicula hominum, quae postia civitates nominate sunt, tum domicilia coniunta, quas urbis dicimus, invento e divino iuret humano, moenibus sepserunt. Sepserunt, circondarono di mura, e incominciamo col sia. Sia le costruzioni per la comune utilità, che noi chiamiamo pubbliche, sia gli assemblamenti di uomini che dopo furono chiamati città, sia le case congiunte che chiamiamo città. Qui c'è Civitates e Urbis, qui chiamiamo la cittadinanza e poi chiamiamola qui città. Vedete che l'italiano latino ha una sostanziale differenza. La civitas sono i cittadini, urs urbis è la città di mattoni. Dopo aver stabilito un diritto divino e umano. Vedete? Sia. Esempio 2. E con questo concludiamo. Il populus ante alius habitus gentius arum con magnitudine corporum tum specie terribilis erat. Qui abbiamo un collegamento col cum, tum. Attenzione che questo cum, con un ablativo che viene dopo, si potrebbe pensare che sia un complemento di unione. Assolutamente no, è sia, sia. Questo popolo, ante alios, su tutti gli altri atteggiamenti di quelle genti, arum gentium, erat terribilis, sia per la grandezza dei corpi, sia per l'aspetto. Quindi cum, tum, sia, sia. E abbiamo terminato.